Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta all'ananas rovesciata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono ananas sciroppato, farina 00, zucchero semolato, zucchero di canna, scorza di limone, burro morbido a pezzi, uova, succo d'ananas, sale, lievito per dolci e vanillina. Avremo bisogno anche di uno tortiera con apertura a cerniera del diametro da 24 centimetri. Abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e unto i laterali col nostro staccante per teglie. Iniziamo la ricetta cospargendo il fondo con lo zucchero di canna. Posizioniamo le fette intere dell'ananas. E poi le irroriamo con una parte del succo di ananas. Mettiamo momentaneamente da parte e mettiamo all'interno del boccale lo zucchero semolato e la scorza del limone. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Nel frattempo abbiamo tagliato le fette dell'ananas a pezzetti. Adesso riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo il burro morbido chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo per 20 secondi a velocità 8. Aggiungiamo le uova. Il resto del succo d'ananas, la farina, il pizzico di sale e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 4. Il composto è quasi pronto. Adesso aggiungiamo le fettine di ananas che erano rimaste e che abbiamo tagliato a pezzetti e il lievito per dolci. Azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 4. Il composto è pronto. Adesso lo trasferiremo all'interno dello stampo dove abbiamo posizionato le fette di ananas intere. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta all'ananas rovesciata. Grazie e alla prossima ricetta.